sbandieratori della città di Arezzo hanno battezzato i primi occhiali da sole della Giostra del Saracino, una collezione unica in edizione limitata ispirata alla manifestazione Principe di Arezzo che tornerà in notturna il prossimo 17 giugno. Un'idea dell'occhialaio in collaborazione con Italia Independent, la società che fa capo alla Apolcan. L'idea è nata un po' per gioco, ci siamo messi insieme, abbiamo un po' ragionato e ci è venuta fuori questa idea. Obiettivamente non ci credevo neanche io, poi però tutto insomma è andato per il verso giusto e il risultato per ora è soddisfacente, ecco. Vediamo infatti tanti appassionati, ovviamente ogni paia rappresenta il quartiere, no? C'è lo stemma. Sì, ogni occhiale rappresenta un quartiere, il simbolo del quartiere è riportato nelle aste dell'occhiale, di modo che insomma sia anche portabile, non troppo eccessivo, ma comunque riconoscibile. E siamo felici, è un'edizione limitata, quindi non più di 30 pezzi a quartiere, e quindi non tutti potranno averlo, è una unique edition. Imprenditori aretini che hanno percepito che dietro la giostra possono esserci anche opportunità di lavoro e di business, sinceramente ci riempie di gioia, perché la giostra, dico sempre, deve essere un patrimonio della città, come tale deve servire per promuovere la città, ma se si riesce, e questa non sarà l'ultima delle iniziative che vi vedrete in questi giorni, se riesce anche a creare ricchezza, posti di lavoro e qualche piccolo spazio per i nostri giovani, specialmente come Francesca, che ha gestito l'idea, l'ha creata, l'ha voluta, ci ha investito tanto tempo per metterla a punto, è una grande soddisfazione, anche perché si inizia a percepire la giostra non solo come una bellissima festa, un bellissimo divertimento, ma anche come un'opportunità di crescita per tutta la città.